Buongiorno a tutti. Allora, io mi chiamo Monica Gobbato, sono un avvocato, ma sono un avvocato un po' particolare. Infatti, più che avvocato, mi definisco un data protection officer, perché come voi sapete, in moltissimi casi ormai il data protection officer è obbligatorio. Quindi io sono un data protection officer di una serie di aziende e quindi mi occupo di tutte le problematiche privacy e non solo, anche termini e condizioni legali del sito, eccetera. E curo queste parti per conto di alcune società. Allora, io sono anche presidente di un'associazione che si chiama Privacy Academy. È un'associazione che riunisce un po' tutti i miei allievi, perché io insegno anche tanto in giro per l'Italia, e riunisce tutti i miei allievi che sono appunto persone che hanno fatto dei corsi anche da 180 ore per privacy officer, eccetera. E oltre a loro, ovviamente, ci sono anche altri studiosi, persone che comunque vogliono approfondire il tema. Io mi rendo conto che il tema privacy è un po' inquietante, quindi partiamo dal presupposto che lo so. Lo so, ma so anche, come postulato, che il digitale non può esistere senza privacy. Quindi fatevene una ragione. Ci tocca. Ora però c'è una bella notizia, ed è il motivo per cui ho voluto parlare di questo in questo evento, che abbiamo la possibilità, perché c'è un articolo 40 del GDPR, abbiamo una possibilità di fare dei codici di condotta. Cosa vuol dire? Fare dei codici che vadano a regolamentare delle parti speciali della vita e dell'impresa, ovviamente. Parte speciale è sicuramente tutto quello che è il digital marketing. Quindi l'idea, io vorrei presentare un codice di condotta sul digital marketing, per cui mi piacerebbe che, adesso io vi farò un po' una carrellata di quelli che sono gli adempimenti, le cose basilari, io immagino che voi avete fatto già tutto se avete studiato la qualunque, però vi darò qualche pillola che vi può servire. Però mi piacerebbe che alla fine di questa giornata, quando ve la sentite, io tanto sono su tutti i social, Instagram, sono persino su TikTok, mi trovate ovunque, mi diceste il problema principale nella privacy ce l'ho con questo argomento, che può essere il cookie, la newsletter, quello che è. Perché io vorrei contattare un'associazione di categoria del marketing digitale e cercare di portare avanti questo codice di condotta. Quindi quando capisco le cose che più danno fastidio, magari riesco a farlo meglio. Ecco, questo è il senso. Nel ripercorso, quindi vi chiederei su Instagram, dove vi pare, di scrivermi e dirmi: guarda, questa roba qua che proprio mi fa andare in bestia o non riesco a metterla a punto è la cookie policy, per esempio, piuttosto che quello o quell'altro, no? Oppure avere i consensi, oppure a fare una bella campagna mail, quello o quell'altro. Quindi, insomma, da capire quante cose negative riuscite a voler vedere migliorate, perché si può fare, abbiamo questa grande possibilità di costruirci delle regole che siano efficaci nel nostro mondo, quindi è permesso a tutti i mondi di andare a ricostruire le regole, che ovviamente devono essere in linea col GDPR, ma che siano tagliate su misura. E quindi questo mi piacerebbe moltissimo portarlo a casa, ci vorrà un annetto da quando si parte, ma anche meno, dipende da quanto siamo bravi poi a farci riconoscere dal garante. Venendo alle questioni, allora, come vi dicevo, DPO, lo sapete tutti, il DPO è una figura, come sono io, che è obbligatoria e che è obbligatoria dove? Nel pubblico, è obbligatoria per chi fa marketing, quindi marketing online, per cui è obbligatoria quando c'è una grande profilazione. Voi sapete cos'è la profilazione, immagino. La profilazione è quella personalizzazione che andiamo a fare, quindi per riconoscere meglio i gusti del nostro utente al fine di vendergli le cose più tagliate su misura possibile. La profilazione è una gran bella cosa, si può fare, però si può fare solo con il consenso. E quindi dobbiamo capire come, quando è meglio chiederlo. Allora, io quello che vorrei, che mi piacerebbe, insomma, vedere, crescere, perché vedo che ce ne sono sempre troppo pochi. Io ho sentito anche prima l'intervento del simpaticissimo, non ricordo, comunque il sito, quello della mappa del vivere vicini sicuri, no? Che diceva: l'avvocato mi ha bloccato tutto. Ecco, l'avvocato mi ha bloccato tutto è una brutta roba. Cioè, l'avvocato non deve bloccare tutto, l'avvocato deve aiutare a trovare la soluzione, perlomeno in questo ambito, no?
E quindi uno non deve avvicinarsi con paura, ma cercare quelle persone che sanno aiutare a fare le cose nel modo più efficace, efficiente e smart possibile. Vi faccio un esempio. Le informative adesso si possono fare anche a disegni. Quindi io per esempio ne ho vista una bellissima, io le sto facendo da un po', le uso. Una che mi è piaciuta molto, però non l'ho fatta io a dire la verità, è quella della Campari. Se voi andate nel sito della Campari, vedete un'informativa disegnata, fatta benissimo, con tutte le spiegazioni dove vanno i tuoi dati, cosa fanno, a chi li trasferiamo, a chi li comunichiamo e bla bla bla. Ecco, queste cose si possono fare e sono anche gradevoli, sono carine, cioè sono tutte delle cose che se utilizzate al modo giusto, al momento giusto, che si aprono al momento giusto, anche lì è una questione di tecnicismi, facciamole aprire al momento giusto, non lasciamo che il polpettone da 20 pagine venga aperto con fastidio dall'utente, ma cerchiamo, e qui parlo lato tecnico, di proporlo quando serve, e quando serve di proporlo in modo carino, in modo smart, in modo colorato, in modo che non sia un appesantimento. Però anche lì si possono fare altre cose, si può riassumere di più e quant'altro. Oltre all'informativa e ai consensi, io vi ricordo, sicuramente lo sapete a memoria, però ve lo dico lo stesso, il consenso non va chiesto sempre, sarebbe sbagliatissimo. Il consenso si chiede solo quando si fanno delle attività tipo di marketing, è un consenso, si fanno profilazione, è un altro consenso, quindi io devo andarla a chiederlo a parte, oppure facciamo una comunicazione a terzi. In generale eviterei comunicazione a terzi a fini di profilazione conto terzi, perché lì è un doppio giro che tutto sommato non ci interessa, perché a meno che noi non vogliamo vendere la nostra banca dati per far fare profilazione conto terzi, allora chiaramente lo dobbiamo dire, ma se non facciamo questo non andrei, direi semplicemente consenso alla comunicazione a terzi. E poi c'è la newsletter che sta da un'altra parte ancora. Quindi attenzione che i consensi servono per quelle cose lì. Tutto quello che è esecuzione del servizio, esecuzione del contratto, adempimento di legge, non serve nessun consenso. È sufficiente la mia informativa fatta carina e ho risolto il problema. Poi, cosa c'è ancora di molto complicato e che secondo me non è stato tanto compreso nel GDPR? La valutazione d'impatto. La valutazione d'impatto è una valutazione dei rischi di quello che può succedere qualora qualcosa vada storto, o comunque non, dobbiamo cercare di considerare tutte le conseguenze del nostro trattamento. Quando si fa la valutazione d'impatto? La valutazione d'impatto si fa prima che cominci il trattamento. Quindi uno deve organizzarsi. Se io, per esempio, inizio un'applicazione nuova, inizio un sito nuovo, prima di metterlo online devo fare questa valutazione d'impatto e capire che cosa, come progettarla, trovare le soluzioni. Anche lì non avete bisogno di un avvocato, ve la potete fare da soli, chiaramente però dovete capire come si fa. E quindi io vi suggerisco, perché come ripeto, questa privacy ce la troveremo davanti sempre di più, cioè non è che diminuisce, aumenta. Tanto vale farci i conti subito e cercare chi un pochino, insomma, ne fa, io la faccio da 25 anni, cioè da quando è uscita la prima legge, la direttiva, quindi, ma come me, poi anche altri colleghi, per carità, però quelli che effettivamente frequentano altri ambienti, che non siano soli illegali, infatti io sono qua, non siamo tanti, cioè gli avvocati se la cantano e se la contano un po' tra di loro, ecco. Io invece, ma questo un po' per passione, perché sono fatta così, vado a frequentare gli ambienti degli altri. Frequentando gli ambienti degli altri però mi si accendono delle lampadine, cioè mi rendo conto, per esempio l'estate scorsa ho fatto la settimana alla Summer School del Web Marketing Festival, che è una scuola per chi chiaramente vuol fare digital marketing. Io non è che volessi capire tutto, però certi meccanismi li volevo capire. Ecco, frequentare gli ambienti degli altri aiuta. Aiuta e mi permette di capirvi un pochettino di più. Per cui, sulla questione codici di condotta, veramente, se anche conoscete delle associazioni che possono essere interessate ad aiutare la mia a portare avanti un codice di condotta ben fatto che riguardi le problematiche del marketing digitale, io sono ben lieta di potervi aiutare, perché voglio portare a casa questo codice di condotta. Siccome
dubito che i miei colleghi, o comunque, non è sicuramente uno tra quelli più perseguiti, cioè stanno seguendo altre cose, no? La centrale rischi, il giornalismo, il diritto di cronaca, altri ambienti che sono forse interessanti per molti. Sul marketing digitale, da quello che vedo in giro, il livello è molto basso. E quindi il bisogno c'è, tornando al facciamo una cosa quando c'è il bisogno c'è. Per cui questo codice di condotta, secondo me, sarebbe una cosa molto interessante. Ovviamente nel codice poi bisogna scrivere tutto, quindi dell'informativa, della valutazione di impatto, dei consensi, delle misure di sicurezza. Bisogna prevedere tutti i vari punti. E qualora decidiamo di fare qualche cosa, poi si fanno delle bozze, si vedono insieme e si portano al garante per arrivare all'approvazione finale. Quando arriviamo all'approvazione finale avremo un codice dove il soggetto dice io mi adeguo a questo codice, ovviamente deve seguirne le regole, e a quel punto se effettivamente sa seguire quelle regole probabilmente sarà considerato un buon fornitore, cioè sarà considerato più efficace rispetto ad altri. Che cos'altro vi posso dire? Sulla DPA in realtà vi ho già detto, non so quanti di voi hanno mai affrontato una DPA, una DPA è la valutazione di impatto, quella che vi dicevo. Il DPO invece è la figura come la mia e che quindi spesso e volentieri esiste, ecco, una cosa che si può fare quando abbiamo a che fare con grosse società è verificare se hanno un DPO oppure no. Il fatto che non ce l'abbiano è un sinonimo di non compliance, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Chiaramente, soprattutto i siti di commercio elettronico dovrebbero avere tutti dicono, dipende da quanti, da che numeri di profilazione hai. Come avete capito, la profilazione è collegata a tanta roba, è collegata al DPO, è collegata alla DPA, e quindi è un argomento che quando si fa in maniera spinta bisogna avere un aiuto, o meglio, se non si ha un aiuto, andare a fondo della materia. Ecco, tra l'altro, quello che vi volevo anche dire è che nell'ambito della mia associazione noi facciamo dei corsi in questo periodo prevalentemente online per diventare DPO, che sono semplicemente gratuiti per chi è socio. E con questi si può, pian pianino, ovviamente se uno parte da zero è un po' più difficile, lo dico perché in genere sono persone che hanno già un minimo di base, però forse ce l'avete anche voi. E quindi nel campo del digitale io vi consiglio vivamente di studiare e di andare avanti con queste problematiche, perché sono veramente utili. Io in realtà avrei già finito, a meno che non vogliate chiedermi qualcosa, se c'è qualcosa di poco chiaro, se c'è qualche problema e già me lo volete illustrare, magari. Io sono a caccia delle problematiche del digital marketing, quindi voglio capirne di più per poterle risolvere. Monica, ti faccio subito, non è questo, a quest'ora certo, non sì, apriamo qui la costruzione del codice di condotta privacy certo. Del digital marketing, però una cosa che ti volevo chiedere era questa, questo codice di condotta è un qualcosa che è equiparabile alle vecchie linee guida in materia di contrasto allo spam, quelle del 2013 che erano uscite e che andavano a completare poi la vecchia legge, la 196? Allora, le linee guida sono un documento emanato direttamente dal garante, mentre il codice di condotta viene emanato dall'associazione che lo porta al garante. Quindi non è di provenienza. Un documento riconosciuto. Riconosciuto, autorizzato dal garante, aderendo a quello si viene in qualche modo. Esatto. Sempre sperando che la Corte di Giustizia non dica dopo qualche anno non ce ne frega un cazzo, come è fatto con quelli, non so, con il Privacy Shield. Ah, vabbè, ma lì è un'altra cosa ancora. Lì abbiamo un accordo bilaterale tra stati, hanno trovato la magagna e certo la Corte di Giustizia ha detto c'è questo problema che è stato sollevato da alcuni. E quindi non se ne fa niente. In realtà anche lì però ci sono le soluzioni, quindi se non va bene quello va bene un sacco d'altra roba. Indubbiamente, sì, ecco. Sì, le soluzioni però ci sono. Il concetto è quello. Ok, il concetto è quello. Simile, però non proviene direttamente. Simile, ma non proviene da... Non proviene, ma viene autorizzato. Okay. E questo poi
E però è molto bello, perché vuol dire che l'autorizzazione che lo spinge, insomma, poi ha un bel ritorno. Certo, per questo dico, io lo voglio fare come Privacy Academy, ma unitamente a un'associazione che si occupa di queste cose, in modo da essere più credibili, perché se lo faccio solo io, dicono tu che ne sai di digital marketing alla fine, per quanto puoi aver fatto consulenza e tutto qua. E quindi, insomma, volevo sollevare qualche curiosità. No, no, non apriamo, se cominciamo a parlare di Jubenda si apre un bagno di sangue qui, Sì, no, guardi, le posso dire che appunto anch'io trovo un sacco di pasticci, capisco la logica, è anche una bella logica e in quello sono anche bravini, però bisogna appunto personalizzare, fare le cose per bene, insomma. Bisogna affidarsi a gente che lo sa fare e non credete che costi chissà quali cifre indecenti, tutto sommato, per cui insomma, ecco, non voglio essere cattiva. No. Grazie.